Lo stesso presidente Cota oggi si è detto molto preoccupato per la service tax. Ho l'impressione, rileva in una nota diffusa a Torino, che la pressione fiscale invece di diminuire aumenti. Secondo Cota la spesa dello Stato non si riduce ed è in azione una vera e propria tenaglia. Da un lato aumenta la pressione fiscale statale, dall'altro si riducono i trasferimenti ai territori, regioni e comuni, soprattutto al nord, razionalizzano e risparmiano, ma lo Stato no. Questo sostiene il governatore del Piemonte Roberto Cota. Andiamo ora a sentire il presidente del Veneto Luca Zaia, sempre dalla festa di Alzano Lombardo. Debbo anche dire che è altrettanto vero che poi ognuno si occupa delle sue cose. Cioè, io non ho responsabilità di partito, seguo i veneti. Vi ho sempre detto, qualcuno magari ogni tanto si incavola e dice ma perché Zaia dice così? Dico che non avendo una carica politica, ma avendo semplicemente l'onore e l'onere di seguire una regione che ha 170.000 disoccupati, che ha un sacco di problemi, i veneti hanno votato un governatore a tempo pieno e io fino all'ultimo giorno garantirò il tempo pieno ai veneti. Questo è poco ma sicuro. Prova ne sia che noi il primo di settembre, sono fra due giorni, siccome mi hanno detto all'inizio del mandato che c'erano le liste d'attesa troppo lunghe negli ospedali e qualche genio mi diceva che bisogna comprare più TAC, più risonanze magnetiche, mammografi, ecografie, io ho detto no, facciamo un'altra roba. Dal primo di settembre in Veneto, il lunedì, il mercoledì, il sabato e la domenica, dalle 8 a mezzanotte, i cittadini possono andare a farsi TAC, risonanze magnetiche, ecografie. A me sembra che questi siano i segni concreti della buona amministrazione, lo ricordava prima Roberto Cota, noi siamo qui per risolvere i problemi, poi i premi Nobel ce li abbiamo tutti a Roma, lasciamoli lì, stanno producendo tanto a Roma, no? Penso insomma che ci voleva un ministro perché ci parlasse di integrazione, ci parlasse di un sacco di bei problemi. La verità è che noi siamo sul pezzo. Mi permetto di dire, guarda, questa domanda, io ringrazio Gaia Mombelli che peraltro con professionalità ci segue da anni ormai, lei è volto di Sky ed ecco lei che ci ha sempre seguito in tutti questi anni. Dico, questa domanda che non è una domanda che magari ti piace sentirti fare, no? Cioè uno dice, ti chiede la Lega, ti chiede i casini a casa tua. Io però vi risponderei con vi darei una risposta, no? Sulla quale vi chiedo anche una meditazione, magari lo fate domani, dopodomani a casa, insomma, quando non avete nulla a cui pensare, perché ci sono tante cose più gravi che sta qui a pensare del travaglio della Lega. Io penso che se c'è una certezza, non è che la Lega non finirà, ma che il leghismo non finirà mai. Il leghismo sopravvive anche alla Lega. Se qualcuno si è messo in testa di eliminare il leghismo, sbaglia. Perché come l'amore vero non finisce mai. E quindi noi sappiamo che i miei veneti, ma anche i lombardi, i piemontesi, hanno ben chiaro che temi come federalismo, autonomia, autodeterminazione, essere padroni a casa propria, non pagare più 18 miliardi di tasse all'anno, avere gente che gira per le strade che si comporta bene, che non commette reati e che chieda permesso quando entra in una casa e non che pensi di essere a casa sua. A me sembra, perdonatemi, lo dico, e ve lo dice una persona che ha la tessera in mano da 20 anni e anche più, adesso non fatemi fare i conti, e continuerà a farla, che non è un tema di tessera in tasca. Io trovo tanti cittadini che magari non vengono ai nostri comizi, ma che comunque sono attenti a questi temi. E come dico sempre io, per essere buoni leghisti bisogna non rassicurare fedeli, ma evangelizzare gli infedeli. Cioè parlare a coloro che sarebbero disponibili a fare questi ragionamenti, ma che spesso noi trascuriamo perché non hanno la tessera, perché non si mettono la maglietta verde. Ma guardate che il leghismo è qualcosa di molto più sublime di quello che noi possiamo pensare. Senta, ma a proposito di leghismo che potrebbe essere maggiormente diffuso, lei lo vedrebbe bene Tosi candidato come leader del centrodestra?
Ma guarda, queste sono espressioni della politica e peraltro io, non avendo ruolo attivo, cioè non è che esprimo solo considerazioni personali, perché non sono nella stanza dei bottoni, non so quali siano gli ultimi eventi che abbiano portato a questo. Dico che se c'è ci sarà una corsa per le primarie, la Lega dovrà avere il suo candidato. Tosi si è dichiarato disponibile, ne prendiamo atto. Mi fermo qui, perché poi è giusto che per primo si esprima il segretario federale Maroni, che è lui che ha la responsabilità e il quale prima o poi ci dirà qual è poi la visione di tutta questa partita che riguarda Tosi e riguarda le primarie.